Achillon Wastes, deserto di Achillon, per scoprire il vincitore, colui che andrà a sfidare Cass in quella che sarà l'ultima sfida della giornata per conquistare la gloria, per conquistare il round 16 del WCS Europa. Se siete Zerg, se siete per gli europei, dovete tifare dallo Svega Squadron Firecake! E nell'altro angolo, uno dei favoriti, non solo in questo game, ma probabilmente dell'intera season, dal team svizzero Mindsanity, come Protoss, Stardust! Un minuto e 42 di partita, ancora certamente presto per capire le intenzioni dei due giocatori, però attenzione perché è andato immediatamente a posizionare il pilone sotto la rampa Stardust. Questo ci lascia intuire che partirà probabilmente di Fast Forge Expand. Dall'altra parte ancora partenza safe da parte di Firecake, che va a posizionare a 14 o 15 psi la sua spawning pool, probabilmente con il prossimo drone. Guardate, va anche a scoutare possibili proxy e poi andrà a prendere la sua seconda exp, il giocatore del Vega Squadron, team che dovrebbe essere spagnolo se non sbaglio. Adesso andrò a prendere in qualche informazione sul Vega Squadron, è un team russo invece, quindi errore da parte di Vasa, ma non è importante l'errore da parte di Vasa, è importante che non sbaglino i due giocatori. Arriva in questo momento la forgia da parte di Stardust, mentre arriva anche un Nexus dall'altra parte. Attenzione alla probe di Stardust, che questa volta invece va a scoutare un po' prima rispetto al game precedente. Vediamo cosa riuscirà a vedere, mentre dall'altra parte vede già tutto il giocatore francese, che vede già la Fast Forge da parte del giocatore coreano del team Mindsanity. Attenzione da quest'altra parte, Dueling attaccano la probe e partono adesso a prendere informazioni, partono a scotare in carica, partono i duelinghetti, vanno a controllare anche sulla terza base che non ci siano brutte sorprese, mentre sta arrivando in questo momento a 4 minuti e 13 i primi due gas da parte di Stardust. Buona chiusura da parte del giocatore dei Mindsanity, mentre questi Ling iniziano a prendere map control. Adesso sarà importante per Firecake cercare di capire quelle che sono le intenzioni di Stardust e vedere se verrà ricercato immediatamente il più uno oppure no, mentre viene warpato immediatamente uno Zilot, anzi viene richiamato, ecco che viene chiusa, attenzione, viene chiusa la rampa, ma se non sbaglio è completamente chiusa in questo momento, dovrebbe non esserci spazi per passare da parte di Stardust e vedremo se mi sono sbagliato oppure no. Intanto arriva immediatamente anche un secondo Zilot, viene evocato anche un secondo Zilot, andiamo a vedere intanto il numero dei lavoratori, sono 27 a testa, 27 per Firecake e 27 anche per Stardust. Si scambiano la posizione lo Zilot ed il Ling, mentre ormai quasi terminato il Cybernetic corre, il Ling va a vedere, vede il più uno, non so se l'ha fatto partire leggermente dopo, non sappiamo se Firecake ha visto la ricerca del più uno da parte di Stardust oppure no. Fatto sta che attenzione, perché arriva immediatamente anche una Robotics Facility da parte di Stardust, che intanto inizia a rincorrere quella Queen con questo Zilot. Vediamo che un Ling cade, ancora una volta sarà costretto, probabilmente no, micra molto bene la Queen Firecake.
Stardust manda questi due Zilot per prendere informazioni. Ha visto in questo momento la terza base del suo avversario. Si rifanno in avanti questi due Zilot, si portano a casa questi Ling. Ecco che arrivano le prime scaramucce, mentre inizia Firecake a volare con questi sorveglianti. Siamo a 6 minuti e 37 dei WCS Europa. Stardust contro Firecake. Chi vince affronterà Cass nell'Ace Match della giornata. 6 minuti e 53. Attenzione, perché Stardust continua a farsi aggressivo. Continua a farsi aggressivo con questi due Zilot. La povera Queen fugge intorno all'Hatchery, non vuole essere colpita. Stanno arrivando altre 18 Ling, ma più che altro sta arrivando un War Prism immediatamente da parte di Stardust. Stardust che è andato a posizionare adesso altri 5 gate, 6 gate. Ecco perché si era chiuso, ecco perché si era vollato, perché vuole puntare tutto su quest'arma vincente da parte di Stardust. Attenzione, devo dirlo, per me è una pizza margherita in onore di Penguin, mentre volano tutti i Ling di Firecake per cercare di prendere informazioni, per cercare di capire quello che accadrà. Ma intanto attenzione, perché si muove il War Prism, vediamo, viene visto, lo ha visto adesso Firecake, deve reagire, deve difendersi, mentre arriva in questo momento anche una terza, arriva anche la terza base di Stardust. Attenzione, perché le rocce vengono attaccate solamente adesso da questo Immortal, ma immediatamente vuole farsi aggressivo, vuole provare a giocare aggressivo Stardust. 60 psi per il giocatore coreano, 60-77 per Firecake. Attenzione, buona la micro con questo Stalker, guardate dove si è andato a posizionare, va a attaccare questo Overlord. Probabilmente non farà molto di più, ma comunque costringe ancora una volta il suo avversario a creare unità. Attenzione, arriva gli attacchi ancora a questo Overlord, probabilmente verrà ucciso, forse no, vediamo se ci riesce Stardust, che intanto sta provando a mettere in salvo il suo terzo Nexus. Adesso fugge, i due eserciti non sembrano attaccarsi in questo momento, però c'erano molti gate. Adesso sta arrivando anche un Twilight Council. La situazione sembra essere tranquilla in questo momento, quando ci sono 50 lavoratori per Stardust e 63 per Firecake. Per il momento buona lettura e ottimo controllo della partita da parte del giocatore del Vega Squadron. Ma attenzione, perché si muovono questi due Immortal di Stardust, probabilmente cercherà di arrassare di continuo. Si muove il War Prism, quando siamo a 9 minuti e 59, seguiamo questo War Prism. Dall'altra parte ci sono 28 Ling e 6 rocce. Attenzione, prova a rinseguire questo War Prism, deve stare attento Stardust, perché c'è molto, molto valore minerale in quel War Prism che continua a volare, non potrà però lasciare. Attenzione, Makots, attacco di lag, faccia su Baza, attenzione alle stelle. Guardate come sono teso, sono tesissimo. I'm very nervous and excited for this game. E si riparte immediatamente alla ricerca dello spazio perduto dove warpare. Questi due Immortal continuano a muoversi, gli Immortal, mentre dall'altra parte continua a portare probe anche sulla terza base. Adesso siamo 61-64. Attenzione, vengono rilasciati due Immortal, ma vengono immediatamente fatti risalire. Sta arrivando anche un bel innest per il giocatore francese. Attenzione, build molto molto particolare, i Ling continuano a muoversi per prendere il controllo della mappa. Siamo a 11 minuti e 13, non ha molte unità Stardust, solamente 4 Immortal e 5 Sentry. Dall'altra parte stanno arrivando 23 Baneling, oh mio Dio, 23 Baneling. Viene ricercato anche il Carapace, Le Ventral Sax per i sorveglianti. Attenzione, perché si muove in avanti. Adesso a giocare aggressivo sarà probabilmente il giocatore del Vega Squadron. Quando siamo a 11 minuti e 46, lo Sciame è pronto, the Swarm is ready. Vede tutto Stardust, adesso dovrà cercare in qualche modo di difendersi. Li potete vedere, due eserciti sul lato sinistro, lo Sciame sul lato destro, Ayur. Vengano warpati, vengano scaricati piano piano i Baneling. Grandi Forzfield immensi da parte di Stardust.
ma adesso arrivano tutti i Banelink arrivano, colpiscono i Banelink, Grand Blink da parte di Stardust che in qualche modo si difende, i Banelink però ce ne sono ancora alcuni, Link continuano a passare, Link è costretto a pullare tutte le probe, Stardust 124, Psy a 98, riporta indietro le sue probe, c'è ancora un Banelink, blinka, ma ci sono i Dark Templar amici, sono arrivati dei Dark Templar per Stardust, incredibile, 36 Link in produzione, ma ci sono DT ovunque, dall'altra parte continua a difendersi Stardust, andiamo a vedere l'economia, 48 lavoratori a 64, ma i Dark Templar stanno permesso a Stardust di difendersi, fantastico game, fantastico StarCraft. Attenzione perché ci sono veramente tanti Link con il 0-0, ma sono veramente tanti, sono veramente tanti questi Link da parte di Firecake. Vediamo se adesso farà un'altra ondata di Banelink. Sì, arriva un'altra ondata di Banelink, però il gas non è tantissimo. Vediamo quanti Banelink sta producendo. Sta producendo, attenzione, ben 9 Banelink, 9 Banelink. Dall'altra parte Stardust si muove in avanti con alcuni Stalker, ma deve riuscire a difendersi, deve riuscire a vollarsi. Terminata e ferma la Robotics Facility in questo momento, sta arrivando adesso un Robotics Bay, ma attenzione, attenzione perché siamo 157 Psy a 100 per Stardust, la partita è comunque molto molto tesa, arrivano alcuni Dark Templar, buona difesa da parte di Firecake, 171 Psy per Firecake, 101 per Stardust, i due giocatori si muovono, probabilmente Firecake tra pochi minuti compierà un altro attacco. È stata una mossa particolare questa di Firecake. Adesso i due giocatori continuano a darsi fastidio. Prova a muoversi con questo War Prism. Prova a muoversi con questo War Prism. Stardust viene a rilasciare, va a rilasciare ancora una volta questi due Dark Templar. Si muove veloce Firecake per provare a difenderlo. Prova a buttare giù quest'accio. Vediamo se ci riuscirà o no. Adesso sta arrivando l'Overseer. Quindi rimontano sopra i due Dark Templar, andiamo a vedere adesso il numero dei lavoratori, 64 a 57, è avanti Stardust, Stardust is ahead with the Harvest, attenzione, 2-0 l'attacco per Stardust che sta continuando, adesso sta arrivando anche un colosso, ma dall'altra parte i Link, i Banelink sono pronti ad essere warpati ancora una volta, ad essere scaricati e droppati, ma si muovono i due Dark Templar, i due Dark Templar vanno verso la main, però troveranno già il giocatore francese pronto a difenderlo, ecco che vengano visti i due Dark Templar, vengano visti i due Dark Templar, viene visto anche l'Overseer, rimontano immediatamente sopra, attenzione perché dall'altra parte si muove Stardust, 196 Psy per Firecake, 141 per Stardust, si muovono gli Stalker, attenzione, non può passare in questo momento, mentre dall'altra parte, attenzione a quest'Overlord, viene fatto un Mass Recall mentre dall'altra parte continua ad attaccare Dark Templar, attenzione, vanno ad attaccare questo Spawning Pool, attenzione, va giù, è andato giù, mamma mia, una partita difficilissima da osservare, ci sono attacchi e fastidiati ovunque, c'è 16 minuti e 50 del game, andiamo a vedere il numero dei lavoratori, sono 64 a 51, ha fatto comunque dei danni Stardust, ma adesso è a 3 basi contro le 4 del giocatore francese. Però attenzione, 198 Psy a 157, arrivano ancora colossi, in questo momento ci sono ben 2 colossi, 20 Stalker nel campo di battaglia, la partita è bellissima, la partita è tesissima, noi siamo felicissimi di essere a commentare WCS, attenzione, arrivano questi Overlord, vengano mandati via, viene ucciso addirittura un Overlord, attenzione, si muovono altri Link, è Psy bloccato, Firecake in questo momento, gran controllo della mappa da parte di Stardust, 17 minuti e 50 della partita, attenzione, tutti questi Immortal si muovono, arriva anche il terzo colosso adesso, attenzione perché ci sono sostanzialmente solo Link per Firecake che potrebbe essere in difficoltà, ma attenzione perché adesso viene ricercato l'upgrade per le locuste, probabilmente arriveranno degli Swarm Host, mentre da quest'altra parte riesce a droppare dei Link Firecake. E attenzione perché esce, si muove in avanti Stardust, siamo a 18 minuti e 38 della partita, si muove anche il War Prism, ma Stardust non vuole dare speranza al suo avversario di riempire la mappa di
Swarmost, ma ne stanno arrivando ben 5, ne stanno già arrivando 5 dall'altra parte. Attaccano i Ling, andiamo a vedere gli upgrade dei Ling, sono solamente 1-1. Attenzione, potrebbe andare giù un colosso, no, il colosso si salva, ma ci sono Ling ovunque. Attenzione dall'altra parte, perché va giù la spawning pool, è andata giù la spawning pool di Firecake quando siamo a 19 minuti e 15, adesso ci sono attacchi ovunque, ci sono scontri ovunque. Avanza sul lato destro Stardust, è andato a prendere anche una quarta base il giocatore dei Mindsanity. Vi ricordo che Stardust è avanti 1-0 nella serie, ma ci sono infiniti Swarmost adesso. Adesso ci sono infiniti Swarmost, il numero degli Swarmost è importante, 60 lavoratori per Stardust e 48 per Firecake. Vengano adesso caricate alcune rocce da parte di Firecake, che sta provando a multitascare, ma adesso dovrà difendersi perché già nel creep la potenza di Stardust. Guardate, due eserciti si vanno a aprire, arrivano tutte le locuste, vengono attaccate dai colossi, arrivano anche i banneling, attenzione, grande micro da parte di entrambi, vengono caricati anche i banneling sopra gli overlord, vengono attaccati, ma è morto un colosso, se ne fa un altro. In qualche modo Stardust si sta difendendo, lo Psy volge dalla sua parte in questo momento, 178-143, continua ad attaccare, sono rimaste solamente degli Swarmost per Firecake. Stardust is unstoppable now! Continua ad avanzare, 174-145, si muovono tutti questi Ling, attenzione, potrebbe andare giù quel colosso, ma Stardust si muove sulla terza base, intanto con il War Prism va a bloccare di sopra, blinca di sopra ed elude l'attacco di tutte le locuste. Quando potrò dire elude in inglese, allora potrò pronto per commentare. Attenzione, arriva il Forcefield, incredibile Stardust, grandissima mossa, e a questo punto per Firecake, nonostante stia droppando roccio ovunque, è favolosa questa partita, si stanno attaccando da tutte le parti, ma Stardust sembra avere un vantaggio incredibile, sta distruggendo tutte le strutture di creazione. Guardate i colossi che tengono sotto controllo la rampa, mentre dall'altra parte sta distruggendo tutto. Andiamo a vedere il numero dei lavoratori, sono 53 a 38, Firecake sembra essere una situazione difficilissima, ma attenzione perché tutti questi Ling vanno ad attaccare adesso la quarta base di Stardust che perde anche delle risorse sulla terza, ma dall'altra parte ha distrutto l'Alvear, ha distrutto Live, adesso distruggerà anche il Belly Nest. Vediamo dove deciderà di attaccare Stardust, continua a muoversi, adesso passano tutte le locuste ma scappano i colossi, un colosso cade però, attenzione, un colosso è caduto, attaccato dalle locuste, viene distrutta ancora una volta la quarta base da parte del giocatore francese, 138 Psy a 111, faccio diventa bella anche una partita brutta, evviva! Non mi piace, però mi diverto. Attenzione, si muovono colossi. I colossi si muovono, va a cercare altre basi del suo avversario Stardust. Andiamo a vedere il numero dei lavoratori. Sono 54 per Stardust, 34 per Firecake. Ma comunque c'è un altissimo numero di Swarmost. Sarà difficile attaccare per Stardust. 23 minuti e 20 della partita, blinkano aggressivi, vuole portarsi a casa qualche sorvegliante in più, non ha praticamente minerali il giocatore Zerg, la situazione è difficilissima, solo questa base dalla quale prendere minerali, mentre guardate quanti minerali ha bancato Stardust, 2100. Attenzione, dall'altra parte viene attaccato ancora il sorvegliante, va giù il sorvegliante, si porta a casa tutti i sorveglianti possibili per liberare anche spazio per le basi. Attenzione, stanno arrivando due Infestor, ma più che altro si rannuvola il cielo su Parigi, perché Stardust sta andando a preparare anche le Storm, stanno arrivando anche delle Storm da parte di Stardust per contrastare le locuste, per dare il colpo di grazia al suo avversario. Però attenzione, gli Infestor potrebbero essere un'altra buona mossa. Attenzione, di qua prova a distruggere ancora una volta la base di Firecake, che non vuole uscire da questi WCS, ma perde ancora una volta quella base. E questi sono Ling regalati, perché si muove intanto sul lato destro Stardust, si muove, vediamo se vedremo delle Storm. Stardust vuole andare a prendersi la sua rivincita contro Casse. E qua ci sono tantissime locuste, ci sono 4 colossi, gli upgrade 2-3 per Stardust, dall'altra parte 0-2, solamente difesa per queste locuste, 146 Psy a 129, intanto da quest'altra parte viene Warstorm di Stardust su tutta la Mineral Line del povero Firecake, che adesso rimane con solamente 21 workers for Firecake.
una situazione assolutamente difficile. Firecake, mentre continua Walking the Script, Stardust distrugge tutti i Tumor. Dall'altra parte le locuste poverine non sanno più che fare, tremano dalla morte. Attenzione, queste locuste continuano ad attaccare. La partita adesso è lunga, perché Stardust avrà difficoltà a sfondare il muro di locuste. Ma dall'altra parte Stardust sa di essere una posizione predominante. Adesso va a dar fastidio Firecake con alcuni Ling, ma non sta più minando. Sta minando pochissimo, solamente 340 il giocatore Zerg. Attenzione da quest'altra parte, 126. Adesso ci sono anche tanti Infestor, però. Attenzione, si muovono queste locuste. Altri due colossi in produzione. Si muove questo Warprism. Viene trovato, viene preso adesso. Scendano prima che venga distrutto da quel Warprism. Attenzione, potrebbe andare giù ancora una volta la base di Firecake. I colossi attaccano le locuste. Se dovesse andare giù ancora una volta quest'Hatchery, sarebbe praticamente impossibile per Firecake riuscire a recuperare la partita. Va giù l'Hatchery. Continua ad attaccare Stardust. Facci vedere un altro po' di Storm. Attenzione, sono tutti fuori posizione adesso. Questi Swarm Host vengono attaccati gli Swarm Host, oppure no, deve attaccarli prima che arrivano le locuste. Ecco che vengono attaccati, potrebbero morire adesso gli Swarm Host. Oh mio Dio, situazione improponibile per Firecake. La potenza di Stardust che vuole his revenge versus Cass. Avanza Stardust, riporta a casa la sua pull, ormai non sta più attaccando. Si muovono alcuni infestor sulla base di Stardust. Va a attaccare con alcuni Terran infestati, ma non c'è niente da fare. Stardust va a vincere. Stardust 2, Firecake 0.